Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un video test davvero interessante, un video test penso che se ne siano visti pochi su YouTube, non è un test definitivo, però è un test in cui metteremo a confronto loro, i tre piccoli droni che pesano meno di 250 grammi con però caratteristiche importanti. Quindi questi piccoli droni, attualmente sono solo loro tre sul mercato che hanno queste caratteristiche, sta per arrivare Autelivo Nano, ma attualmente non è disponibile. Quindi oggi faremo questo test con loro tre. E qual è il test che faremo? È vedere quale di questi tre piccoli droni ha più autonomia di batteria mettendoli in overing. Quindi ognuno di questi droni starà in overing fino a quando non c'è più batteria. Non arriveremo allo 0% di batteria, ma ci fermeremo al 15%, perché poi il Fimix 8 Mini è al 15% a terra da solo, quindi gli altri due, per fare una cosa ovviamente equa, al 15% fermerò quello che è il loro volo. Quindi avremo veramente l'idea di chi ha più autonomia di batteria stando fermi in overing. Poi le cose in volo probabilmente cambiano, ma a livello di classifica rimane quella anche in volo. Quindi ragazzi, la prova che farò la farò indoor, quindi la farò dentro casa, perché voglio evitare che ci siano condizioni meteo diverse, nel senso che ogni drone starà in volo il suo tempo, però non contemporaneamente. Quindi magari quando farò uno farò l'altro, potrebbe esserci più o meno arietta, più o meno vento, potrebbero cambiare le condizioni meteo e non avere il riscontro con le stesse identiche condizioni, mentre dentro casa le condizioni saranno perfettamente uguali per tutti e tre. Ovviamente tutti e tre non avranno il GPS, perché dentro casa il GPS non prende, quindi voleranno solo con i sensori che hanno sotto e l'optical flow. Quindi vedremo appunto anche il loro comportamento in questa situazione in cui devono volare senza GPS. Quindi anche questo è un dettaglio che vedremo in questo test. Il video sarà integrale, quindi ve lo dico subito, è molto molto lungo, perché non ho voluto accelerare i minuti, non ho voluto accelerare niente. Lascerò il video integrale perché è sicuramente un confronto epico, anche perché i tre droni voi li vedrete contemporaneamente in overing, non prima uno poi l'altro poi l'altro. Invece io ho dovuto fare così, prima uno poi l'altro poi l'altro, ma voi invece nel video li vedrete contemporaneamente. Il Fimix 8 Mini farà la sua prova con la batteria Pro, quindi non con la batteria standard, cioè questa, quella che rende il drone da 258 grammi, ma lo farò con la batteria, quella che viene venduta come Pro, o che adesso si trova il drone che ha già incluso appunto questa batteria Pro, che rende il drone da 249 grammi. Quindi sono veramente alla pari in tutto in questa prova, e in questa prova appunto vedremo chi sarà il re incontrastato attualmente della durata di overing in volo. Quindi una sorta di Guinness World Record, se vogliamo, perché questi tre droni, lo sappiamo, sono veramente eccezionali tutti e tre. Li possiamo criticare sotto vari aspetti, ma tutti e tre ragazzi sono tanta 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 roba se li valutiamo sempre per essere droni che pesano solo 249 grammi, ed è una cosa che era veramente impensabile fino a qualche anno fa. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo, iniziamo il test, poi a fine test tiriamo le conclusioni, così vi dico alcuni particolari, alcune cose che ho visto durante il test. Ma adesso ragazzi, non perdiamo altro tempo e iniziamo il test in overing di Fimix 8 Mini, DJI Mini 2 e Apsan Zino Mini Pro. Decolliamo!
Ok ragazzi, allora avete visto il test? Scrivetemi nei commenti ovviamente la vostra opinione, io adesso vi dico le mie considerazioni. Allora, vabbè, è ineccepibile che il vincitore sia lui, la Sanzino Mini Pro, perché comunque ha vinto meritatamente, con buon minuti di vantaggio poi sul Mini 2, cioè tanti minuti di vantaggio sul Mini 2, siamo intorno ai 5 minuti, quindi tantissima differenza, meno differenza con il Fimix 8 Mini con la batteria Pro, quella che lo rende drone sotto i 250 grammi, anche se però anche lì c'è stata una differenza, quindi lui re incontrastato sicuramente da questo punto di vista. A livello overing, ragazzi, avete visto, tutti e tre sono stati fermi, nel senso sono stati nell'inquadratura della telecamera, quindi vuol dire che l'overing c'è. Però lui, il DJI Mini 2, anche senza GPS, ragazzi, è una cosa incredibile. Nel video penso l'abbiate visto, era praticamente immobile, cioè non aveva neanche quei, chiamiamoli, micro movimenti che avevano gli altri due, andando un pochino a destra, un pochino a sinistra, cioè stando sempre lì, però questi micro movimenti che facevano spostare gli altri due droni di un pochino a destra, a sinistra, un pochino avanti, un pochino indietro, roba veramente minima, cioè roba da gridare comunque al miracolo per drone di queste dimensioni con queste caratteristiche. Ma lui, da questo punto di vista, ragazzi, è veramente un chiodo, nel senso proprio fermo, cioè non ha neanche quei micro movimenti. Ovviamente poi non cambia niente nel risultato finale di un volo, perché comunque stanno fermi in overing tutti e tre, quindi, però in questa, diciamo, prova, avendo l'inquadratura puntata per tutti i loro minuti di autonomia, si è proprio visto come lui ha questo star fermo proprio impeccabile. Poi ragazzi, per il resto tanta roba, tutti, anche l'app Sanzino Mini Pro, che ha il problema di surriscaldamento, non è andato in allarme surriscaldamento, quindi non è entrato nel rosso, è rimasto nell'arancio, quindi è rimasto nella soglia comunque di utilizzo. Pensavo che ci fosse il problema, stando comunque quasi 30 minuti fermo in overing senza l'aria che gli arrivi addosso, potesse avere qualche problema, invece è rimasto comunque nella soglia di temperatura di utilizzo ideale. Però adesso è arrivato il momento della premiazione. Al terzo posto quindi abbiamo lui, il DJI Mini 2, al secondo posto abbiamo il Fimix 8 Mini, questo drone che è il più economico dei tre, perché comunque adesso lo si riesce a portare a casa anche intorno ai 300 euro, e a 300 euro lui adesso, con tutti i vari aggiornamenti, la batteria Pro, è fantastico. E poi abbiamo lui, il numero uno, il vincitore in questo test, l'app Sanzino Mini Pro, che anche lui adesso con il prezzo attuale, che è intorno ai 480 euro mi sembra, qualcosa del genere, vi lascio il link comunque in descrizione, è un drone incredibile, è l'ultimo arrivato dei tre, è quello con le caratteristiche superiori agli altri due nel comparto hardware. E in questa prova test, dove comunque lui viene dato per minutaggio più alto rispetto agli altri due, ha dimostrato di avere più minuti rispetto agli altri due. Poi ripeto, in volo i minuti cambiano, perché la Sanzino Mini Pro in volo è stato anche oltre i 30 minuti con me, quindi vi garantisco che a livello di minutaggio è davvero davvero il numero uno. Quindi ragazzi, se questo mio video test, in attesa che arrivi qualche altro drone sotto i 250 grammi, come potrà essere l'Autel Livo Nano o Nano Plus, o magari il DJI Mini 3, in cui faremo allora un altro confronto dal punto di vista dell'autonomia delle batterie, ovviamente eliminando il Mini 2 e inserendo, se arriva il Mini 3 o comunque inserendo Autel Livo Nano, faremo un altro bel confronto e vedremo quali tra i nuovi giovani droni sotto i 250 grammi riuscirà a spodestare dal trono la Sanzino Mini Pro. Quindi ragazzi, se questo mio video e questo è il mio test e vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, anteprime, spoiler, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano lì. Quindi seguitemi su Instagram, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!